Bentornati, bentornati anche oggi in live per andare a candidare un video per il premio Play 2021. Più che candidare, a vedere, per capire se realmente può essere coerente e per quali motivi può effettivamente ambire al premio Play di questa edizione 2021. Ciao Raffaele, ma chi devo corrompere per vincere il premio Play nella categoria streaming? Guarda, qui si premia la qualità. Sono sicuro che tu hai veramente da vender cara la pelle, quindi potresti ambire facilmente a questo premio. Direi di andare a vedere il video di oggi, perché l'autore è un ragazzo giovanissimo, è un mio coetaneo, e quindi ci tengo proprio a dargli il più spazio possibile, anche perché è una persona che inizia nel mondo audiovisivo attraverso i cortometraggi, quindi ha questo taglio più cinematografico, che però si sposa per forza di cose a un linguaggio del web, perché anche lui ha un canale YouTube dove condivide queste storie. E quindi direi di andare a condividere lo schermo e, come vi dicevo, abbiamo questa grafichina nuova, molto semplice, ma almeno diamo anche un colore a questo format dedicato al premio Play. Che dici? Ciao Simone! Ciao, buonasera a te! Eccola, la bonaggine. Quando uno è troppo buono, non ci si può fare mica niente. Vai esposto come in un museo. Allora, siamo pronti? Vediamo tra l'altro se voi lo conoscete già, Mattia Violi. Forse Simone lo conosce già. Se non lo conosci, caro Simone, beh, oggi scoprirai un nuovo talento, quindi sono contento eventualmente di farlo scoprire da zero, dal nulla. Mattia Violi, godiamocelo insieme. Mattia Violi con il video intitolato Le fotografie di una notte di fuoco. Sono in partenza. Non so se vi ricordate, un anno fa iniziai un progetto fotografico. Un progetto fotografico che non ho mai terminato, non per mio volere, ma per il Covid. Era questa storia che ho deciso di raccontare tramite la fotografia, di questo mostro enorme fatto di piume, di giornali, di un sacco di roba che non sono sicuro faccia bene all'ambiente bruciare, ma che andava bruciato, no? Per il bene della festa, in questo paesino veramente piccolo. E a distanza di un anno mi è arrivata la chiamata dal Signore per andare a terminare questo progetto, perché hanno deciso quest'anno di bruciare Luluk, quel famoso gigante mostro di piume, e sono successe un sacco di cose quest'anno, tra cui ho comprato una Fujifilm X-Pro2 con cui scatterò le ultime foto, e tornare dopo un anno su un progetto che un po' in cuor tuo stava già per essere sorpassato è strano. Domani partenza e questo sabato c'è la bruciatura. Potrebbe andare drasticamente tutto bene, potrebbe andare drasticamente tutto male, ma in ogni caso sono emozionato. Sono andato nel campo dove faranno la bruciatura. È un campo completamente vuoto, non c'è assolutamente nulla e nessuna luce. Quindi sarà un sacco difficile fare le foto e un sacco difficile fare anche le riprese che volevo fare da mostrarvi qua nel video. E addirittura stavo filmando, volevo fare la intro lì, i microfoni non sono partiti, quindi non ho registrato niente. Wow. È in un campo vuoto, non c'è niente, c'è solo un albero, molto figo, molto figo. A chi l'avrà mandato il messaggio? Adesso gli stanno facendo qualche ritocco, perché ha perso un sacco di piume tutto in questo tempo, no? E non so se lo vedete là nell'angolino. E alle 6 aprono tutto qua e lo portano poi nel campo a bruciare. Che bomba! Cioè, fa un effetto atomico. Wow, che figata!
spettacolo pazzesco. Wow. Bomba. Devo farlo da lontano, devo farlo da lontano. Che bomba. Che bomba. Pazzesco. Molto fotografico questo. Pure fisse, bianco e nero. Vediamo se ripartono i fuochi. Poi ripartono. Ah, di no. Questo è il microfono wireless. Quando ti fai troppo comincia a staccarsi. Può darsi che facciano tutte schifo. È finita. Mamma mia. Che spettacolo. Pazzesco. Pazzesco, è finita. Dopo un anno è finita. Che bomba. Assurdo. Assurdo. Pazzesco. Assurdo. Tutto in bianco e nero. Ah, ora vado a spegnere la macchina e mi mangio un bel kebab stasera per festeggiare. Pronto, ciao, una pizza kebab e un kebab panino solo salse. Ufficialmente Luluk è terminato. Queste erano state le ultime riprese in assoluto, non ho ancora visto le foto. Potrei guardarle in diretta adesso con voi. È andata bene, insomma, è stato fantastico da vedere, un'esperienza incredibile. La grande difficoltà, ho arrivato un messaggio, la grande difficoltà è stata, vediamo le foto in diretta, cioè forse voi le avrete già viste in realtà, sono io che le guardo in diretta. Non ti ha detto la difficoltà. Archiref, sotarsete, allebete qui, arseogina, arseogina. Sono stanco, non lo so, alcune carine, poche, altre belline, comunque. Bella questa inquadratura, questa scelta di chiudere in questo modo qua, molto cinematografico e molto fotografico, perché
è pieno di inquadrature fisse, ragionate. Pizza kebab! Ah, finalmente! Buon appetito! Io lo conoscevo già, Mattia Bioli, avevo già visto i suoi video in passato. Intanto ci tengo a fare una cosa, condividervi il link del video, andarlo a recuperare su YouTube, così almeno potete anche salvarvelo, andarlo a rivedere se c'è stato un momento che vi siete persi, se siete entrati in corsa. Allora, onestamente mi è piaciuto, è molto anche questo target di riferimento, un evento, un festival di cinema, del cortometraggio, mi sembra che abbia un po' quel linguaggio là, però quello che faccio sempre è andare anche a leggere i commenti, andare a vedere la giuria popolare che cosa ha pensato e che cosa ha deciso di fargli arrivare come feedback nei commenti, no? Quindi andrei a vedere, per esempio, Matteo Melai dice: e anche questa volta è sgravato, grande Matt, bellissimo video, la presentazione, la sigla, le scelte musicali, le scelte tecniche, la narrazione, hai trasformato in oro una cosa che luccicava, complimenti. Il modo che hai di narrare attraverso il montaggio è semplicemente fantastico. Sì, sicuramente c'ha dei tratti di montaggio molto importanti, decisivi anche nella scelta poi definitiva dello storytelling. Ci stanno tante tecniche che, diciamo, da addetto ai lavori ho individuato. Soprattutto mi ha colpito, e questo di solito è un po' un linguaggio del web che ha costretto i creatori di contenuti a tenere sempre incalzata l'attenzione dello spettatore. In tanti momenti, non in tanti, ma in alcuni ci stanno per esempio degli zoom su di lui quando parlava, quando raccontava nella parte introduttiva. Ho notato anche momenti in cui di botto magari arriva il nero, oppure di botto si passa a un'altra situazione, la parte finale con i montaggi al contrario, magari ti dice... Io ci sono un po' rimasto male, devo dire, Mattia, ci sono rimasto male, perché quando stavi raccontando i problemi, le cose, le difficoltà più grandi che hai incontrato, poi lì hai fatto un taglio di montaggio e non ce l'hai detto, quindi ti lascia un po' spiazzato, e questo sicuramente aiuta a tenere lo spettatore lì. Poi dicono... Come al solito amo la tua narrazione con quell'ironia dentro. Cerchiamo di beccarci a presto, avrei voluto essere lì, tra le piume incandescenti. Molto suggestivo come evento. Ho seguito il progetto dal primo video. È bello vedere che, anche se in ritardo, sei riuscito a chiudere il cerchio. Questo perché, effettivamente, questo è l'ultimo di una serie di capitoli di questa storia, di questo progetto. Per cui è anche... parziale la visione di questo video qui. Ok, bene, ottimo. Nella descrizione non aggiunge altro se non il fatto che ha terminato il progetto interrotto un anno fa, una tradizione stramba ma affascinante documentata con la fotografia, e questo effettivamente ci dice che cos'è il progetto e cos'è stata la sua idea. Quindi, come al solito, ci andiamo a grabbare la copertina per metterla nella grafica per il premio Play. Quindi andiamo sul nostro caro sito qui, che si chiama YouTube Thumbnail Grabber, e ci grabbiamo la copertina in alta definizione, e vedete come già questa di fatto è una fotografia meravigliosa. È un frame di un'inquadratura, ma appunto si presta tantissimo, sembra quasi fatta lì ad hoc per essere uno scatto. Allora, le prime domande che io mi pongo e che dovreste porvi anche voi qualora voleste candidare un video per il Premio Play, potete farlo tranquillamente, basta andare su premioplay.it e potete farlo anche voi. E quello che mi chiedo e che dovreste chiedervi è parole chiave. La prima parola chiave è creatività. Quindi è veramente un contenuto creativo? Rispecchia questa colonna portante del Premio Play? Allora, in questo caso assolutamente sì, perché il montaggio è molto creativo, ci stanno tanti spunti di creatività, oltre al fatto che, per esempio, a me ha colpito molto, era stato scelto di inquadrare, di autoinquadrarsi attraverso un grand'angolo accanto alla macchina fotografica mentre scattava, e quello l'ho trovato molto suggestivo, ti cala lì dentro con lui, nonostante ci sia anche in più, a maggior ragione, l'audio in presa diretta di lui che commenta, quindi ti sembra di essere proprio lì. E anche la scelta tecnica di utilizzare alcuni punti di vista in bianco e nero e altri a colori,
quindi vedere anche questo stacco. Quindi di creativo c'è tanto, quindi creatività sicuramente sì. L'altra parola chiave è innovazione. Allora, è innovativo questo video? Beh, anche qua secondo me è affermativo, assolutamente. Innovativo perché? Sicuramente il linguaggio è innovativo perché integra la comunicazione fotografica prettamente statica, pensata quindi per essere messa lì la camera fermata sul cavalletto e disposta con una composizione. In più lui la integra con un certo tipo di narrazione che ha bisogno di un montaggio, di legare determinati filoni e punti di vista. Quindi secondo me è innovativo anche da questo punto di vista. E poi perché, come dicevo prima, c'è di mezzo quel lato ironico anche, che è molto una caratteristica del web, anche come montaggio incalzante, su certi punti c'è un jump cut e lui si avvicina alla camera, allora fa una zoomata sul suo viso. Secondo me anche tutte queste cose fanno parte della parola chiave innovazione. Terza parola chiave, cultura. Allora, cultura secondo me si rispecchia in questo video attraverso il soggetto, cioè che cosa sta raccontando di fatto, alla base del suo racconto che cosa c'è. Lo andiamo a leggere nella descrizione, no? E cioè, lui dice: una tradizione stramba ma affascinante, documentata con la fotografia. Una tradizione. Allora, qui la parola tradizione è legata a questo evento in cui si brucia, si costruisce prima questo omino di paglia artigianale fatto da non so chi, non so per quanto tempo, e poi appunto si brucia come da tradizione. Quindi è sicuramente un fenomeno folcloristico legato al territorio, non mi ricordo, Mattia, di dov'è, però qualsiasi paesino abiti Mattia, comunque è qualcosa legato alla cultura del posto. Quindi è sicuramente una cultura che viene raccontata attraverso questa storia. Quindi la cultura c'è e come. Quindi in questo senso rispecchia tutti e tre i cardini del premio Play. Quindi intanto faccio pace col cervello e dico: ci siamo. Siamo qui a candidare un video che effettivamente lo merita. E allora a questo punto lo scriviamo nero su bianco, cioè scriviamo questa benedetta motivazione della nostra candidatura. E a questo punto andiamo a rileggere cosa ci siamo segnati finora. È andato e come, eccolo qua, già pronto per ricevere il mio mi piace, eccolo qui. Il primo voto l'ha già raccolto, è il mio. Se volete candidarlo, ora vi lascio anche il link qui in chat. Quello che vado a fare è anche aggiornare il sito. Allora, a questo punto direi di passare ai saluti, perché anche oggi abbiamo scoperto un nuovo talento, un nuovo video degno del premio Play 2021. Vi invito anche a segnalarmeli voi, se conoscete, se volete far conoscere dei video che pensate e reputate molto validi, assolutamente segnalatemeli, perché potremmo anche vederli qui insieme per commentarli qui in diretta, quindi siete i benvenuti. Direi, ragazzi, di darci appuntamento a domani con il format del Commentiamo il Backstage, e torneremo con altri candidati per il premio Play direttamente dopodomani, quindi venerdì, per chiudere la settimana alla grande, per candidare nuovi premi. A domani, sempre alle ore 18, e che il video sia con noi.